Ci sono stati netti miglioramenti in termini di pulizia. Ho fatto un po' di spazio, ma ho scoperto delle cose, ho fatto delle cose mentre qua ricevo un meteofax. E niente, ve lo devo fare vedere. Perché il problema è questo, che se io ficco dentro lo spinotto per intero, lui non mi abilita il microfono esterno, quindi tutte le attività radio che ho fatto fino adesso vengono dal microfono del portatile via aria attraverso l'altoparlante. Ah, e quindi sto cazzo di connettore non capisco, è più lungo, è collegato male. Fatto sta che se lo tiro fuori un pochetto e lui fa un piccolo scatto, mi prende il microfono direttamente da dove deve prenderlo, quindi da qui, esterno, da qui, e quindi mi entra l'audio qui, nel microfono qui, e non attraverso il cazzo di microfono del portatile qua, perché io ieri bestemmiavo e vedevo le bestemmie comparire nel... cioè stamattina me ne sono accorto, bestemmiando, che le bestemmie comparivano qua, nel waterfall. E ho detto, ma com'è possibile che mi compaiono le bestemmie nel waterfall? E poi ho capito che era lo spinotto che entra troppo dentro, che però è normale, perché lo spinotto questo qua è un normalissimo jack, è un jack del cazzo. Fatto sta che ho avuto un netto miglioramento anche in termini di trasmissione. L'alimentatore non ha fatto una piega tutta la notte, ha trasmesso e ricevuto. E il braccio va molto meglio, il braccio funziona veramente bene in questo momento. Ma ne parliamo dopo, perché adesso facciamo unboxing ed ecco a voi una pistola incollatrice di qualità eccellente industriale. Eccellente industriale, siamo fortunati ad averla trovata. Meravigliosa, meravigliosa. Chissà se è adatta a uso in miniere, dobbiamo assolutamente verificare. Ed ecco che mi sono attrezzato con un treppiede di fortuna fatto con la canna da pesca di cui parlavo nel precedente video. Adesso apriremo questa meraviglia di qualità industriale eccellente. Qualità industriale eccellente. Mi sa che qua siamo adatti all'uso in miniera. Già vedo 4 stick di colla che già richiamano le miniere. Vediamo se riesco a tirarla fuori senza danni. Ok. Ecco qua. Si prega di mantenere un riferimento per gli acquisti futuri. Mi raccomando, mantenete sempre un riferimento. No. Oh, accidenti. Questo non è adatto per l'uso in miniere. Purtroppo questo apparecchio non è adatto per l'uso in miniera. Che peccato, che delusione. Nonostante sia di qualità eccellente industriale. Qualità eccellente industriale. Questo lo montiamo. Ed è pronto all'uso. Pratico interruttore. Fascetta da buttare. Bene, siamo già pronti all'uso. Cacciaviti, cacciaviti di qualità eccellente industriale. Anche questi sono di qualità eccellente industriale. E ora noi li apriremo. Abbassiamo il volume qui perché bisogna assolutamente ascoltare questa plastica. Una qualità eccellente industriale. Ah, che meraviglia, guardate, io posso aprire e ho anche dei pirli che tengono chiuso qua, che devono saltare. Come cazzo si apre qui? Allora, devo schiacciarli da qua, devo tagliarli con pietà probabilmente, io li taglierò con pietà. Tiè, ecco fatto, questa è qualità eccellente industriale. E abbiamo un cacciavite con mandrino smontabile, e questo mandrino permette di guardate, c'è anche una prolunga, quindi questa è la prolunga che io ficco e posso ficcarla ben dentro e ottengo
Tengo questi inserti, vedo delle maledette Torx che sembrano fatte discretamente bene, anche quelle piccole. Poi vedo dei cacciavitoni, dei cacciavitini e delle cacciaviti. Ci sono gli esagonali, ci sono quelli a croce, a taglio. Bene, questo sarà molto utile. E poi questo pezzetto di plastica che secondo me io potrei fare così per comodità e poi metterci dentro anche delle altre cose. E quindi farò così, questo lo butterò via e vaffanculo. Mi piace perché c'è spazio. Posso per esempio metterci subito la colla a caldo. Ecco fatto. E ho un contenitore di qualità eccellente industriale. Fantastico. Fantastico veramente, qualità eccellente industriale. Passiamo a un altro oggetto. Ed è questo, una forbice da elettricista. Questa purtroppo non è di qualità eccellente industriale. E quindi semplicemente la apriremo e la useremo per aprire gli altri pacchi per comodità. Non sarà qualità eccellente industriale, ma non è niente male. E come dice un noto youtuber, un set di cacciaviti di merda non si rifiuta mai, specialmente quando cacciaviti non se ne hanno. Anche questo non è qualità eccellente industriale. Maledetta Greta che ci costringe a togliere la plastica dal metallo, dal cartone. Maledetta Greta. Buttiamo questa roba, la butterò nell'indifferenziato. Ma guardiamo questi cacciaviti di qualità sicuramente non eccellente e probabilmente poco industriale, ma per quel poco che sono costati va bene così. Ed ecco un tris di mini pinze per elettronica. Mini pinze per elettronica, per l'elettronica, le mini pinze. E questo è un prodotto praticamente privo di qualsiasi marca. C'è poco da fare se non accoltellarsi da soli con il coltello mentre lo si apre, squartandosi. E queste mancavano, fanno schifo, lo so, ma per fare quattro lavori in emergenza sono più che sufficienti. Questa chiude bene, devo dire che chiude molto bene, quindi prende, acchiappa quello che deve fare e va a fanculo. Questa pure, una bella pinzetta. E poi questa tronchesina che non sarà ad uso elettronica, infatti le punte non coincidono bene, però per tagliare qualche filo può andare benissimo. Va a fanculo così. Ecco qua. Una pilavarta, morsetti mammut per fare antenne, un altro morsetto mammut più piccolo per fare antenne, colla a caldo di qualità eccellente industriale, colla termofusibile, non sappiamo se è adatta per l'uso in miniere, ma vedremo. CR2032 pile Duracell, un'altra varta 9V perché non si sa mai, e la meravigliosa colla fine di mondo, la colla artiglio che serve per incollare praticamente ogni cosa e che mancava e che ora c'è. Prima non c'era, ora c'è. Primo tentativo. Per riparare questa bilancina che si era spenta, probabilmente si tratta solo di batteria scarica, ma cominciamo a usare subito i nostri attrezzi. Quindi qui abbiamo un cacciavite a croce, una... è comodo! Ma guardate che meraviglia! Ovviamente non è magnetizzato. E qua c'è una CR2032. Che bruceremo. Ho cambiato la batteria e la bilancia è tornata a funzionare. Questa è una buona cosa, bisogna sempre aggiustare le robe. Ora bisogna vedere quanto dura sta batteria,
perché sennò io poi gli monto una batteria auto da 12 volte e va a fanculo, perché non è che ogni 5 minuti bisogna andare lì e cambiare sta cazzo di batteria, porcaccia la... Allora, innanzitutto mi dispiace dover interrompere la ricezione di questo fax, perché oggi i fax stanno arrivando... Stanno arrivando veramente bene, grazie alla posizione strategica in cui ci troviamo, davanti al mare, fuori dalla città, quindi pochissimi disturbi. I fax arrivano molto bene, non li ho mai ricevuti così bene. E... sì, si vedono veramente bene. Stavo aspettando un bollettino dallo Skagerrak, però purtroppo lo Skagerrak non arriva adesso. E quindi adesso noi rientriamo. No, l'ho chiuso? Vabbè. No, lo riapriamo, perché intanto vorrei farvi vedere diverse cose. Intanto che lui non mi sta dando praticamente nessun tipo di disturbo. Io lo spengo, lo riaccendo e sul waterfall non cambia assolutamente niente. Ma proprio niente. Ora qua io ho un segnale molto... molto forte. Ecco, qua siamo sui 13. Ok, non c'è niente. E se io spengo, stacco questa spina, non cambia assolutamente nulla. E se io lo rimetto, c'è solo un glitch che compare all'accensione, ma non sempre, vedete, è comparso qui piccolissimo. Ma ho provato veramente su tutte le bande e niente. Ora qua forse il volume è troppo alto, perché in realtà qua non ho disturbi e quindi probabilmente dovrei regolare meglio l'ingresso del microfono, abbassarlo un attimino. C'è gente che chiacchiera, come vedete qua il segnale, segnale basso. E se spengo l'alimentatore non cambia assolutamente niente. Lo accendo e non è cambiato nulla, solo questa piccola riga durante l'accensione. È silenzioso, devo dire che è freddo, completamente freddo, e mi piace, va bene così. Invece qui sull'interfaccia adesso non mi fa più falsi contatti, perché qua ho staccato tutta la componentistica del cazzo inutile, ho tenuto solo questo condensatorino di disaccoppiamento sull'uscita, sul segnale proprio, ma io entro in parallelo qui dal computer ed esco qua in parallelo a quest'altro avvolgimento verso la radio, quindi sono totalmente disaccoppiato. A caso funziona. Ora vi centro una serie di segnali, no? Ecco, vedete, mi arrivano i morse, ok? Ma se io ficco... ah, non mi arriva un cazzo! Sono con la voce! No, va bene, sì, giusto. Ci sono segnali fortissimi che poi chiudono tutto adesso. Ma se io ficco questo connettore... tacchete! A prova! Ecco come stavo lavorando fino a poco fa e non capivo perché avevo tutti questi disturbi e lui si accendeva da solo. Perché ho ficcato il connettore fino in fondo. Vedete? Sono io che fischio. E se abbasso il volume, sparisce tutto. Infatti io dicevo, ah, adesso abbasso il volume perché così lui, il Vox... no, è che stavo usando il microfono del computer, puttana di Eva. Invece lui va messo così. Così io posso fare il cazzo che mi pare. Ecco qua, c'è un CQ. Posso anche andare in trasmissione. In questo momento non ci va più, perché ho toccato qualche regolazione sicuramente. Non ci va perché non lo so, adesso vedrò di capire. Ho dovuto ritoccare di nuovo il Vox per andare in trasmissione. La cosa bella è che adesso lui esce
esce con la potenza che gli dico in CV, quindi da 0 a 100%, perché lui picchia. L'ultima cosa carina è che adesso non ho più problemi quando tocco connettori e faccio contatti di massa, perché sono completamente isolato dai trasformatori e quindi ricevo bene, devo dire che ricevo bene. E adesso apriamo il JS8 call. Qua c'è il settaggio di quella merda di pulse audio di merda che purtroppo sono costretto a usare. Oh, vediamo cosa arriva qua. E a questo punto va bene così, che vedevo di... Mando un heartbeat, vediamo se lo manda adesso o se devo di nuovo toccare il cazzo di Vox. Ecco, ora lo sta mandando. Come vedete, potenza fissa 100%, magari abbasso un attimino. Sono al 100% dell'uscita di lui. E lui non fa una piega. E io ho trasmesso. Ho mandato il mio heartbeat. E vediamo, magari qualcuno mi risponde. Chissà però che là non stia scintillando tutto all'interno di quel balloon di merda. Cosa che in passato mi è capitato. Però di solito quando avvengono degli archi elettrici sul lato antenna, io qua vedo la potenza che mi si abbassa di colpo. E ciò non è bello. Io qua non sto vedendo niente, quindi ciò è bello. E infatti il mio heartbeat è stato ricevuto con Signal Noise Ratio di meno 24 dB da 1.3 Delta Tango Foxtrot Delta Golf. Vabbè, comunque sì. Sono tornato a posto, la potenza esce, l'alimentatore fa il suo dovere, ho gli attrezzi, posso rompere le cose e ripararle. Ora la mia domanda è, io ho mandato un fottuto heartbeat e questo tizio mi ha risposto. Perché cazzo non me lo trovo qui? Non lo vedo, qui non c'è. Come cazzo è strapossibile di merda? Per quale motivo? Ah, eccolo qua, è spuntato dopo 18 anni. Radiofrequenza, ma non esce un cazzo, quindi chissà, 100 watt non basta, ma non sono 100 watt, sarò 50, però potrebbe essere interessante per capire se si sta trasmettendo, ci metti un bel tubo e vedi se luminesce, ma qua non luminesce un cazzo, probabilmente è anche guasto lui, ma chissà. Se ricordate nel video di prima, io toccavo l'alimentatore e prendevo un po' di scossa. Questa cosa non esiste più, non c'è più, non prendo più nessuna scossa, non c'è nessun fastidio nel toccare l'alimentatore adesso. Mentre qui... Bello, mi piace. Non mi piace molto questo brrr che si sente passando il dito. E in effetti avrei potuto usare il cercafase... Ma io adesso se tocco qua, come vedete, non c'è nulla. Mentre se tocco la carcassa metallica del computer, no, non c'è nulla neanche qui. Però chissà perché, quando avevo l'interfaccia non disaccoppiata, forse attraverso la radio, ma neanche. Quando l'interfaccia non era disaccoppiata col trasformatore e mi ero collegato direttamente alla sua uscita, io prendevo un po' di scossa qui. Questa cosa è sparita e questo è molto bene. Tra l'altro, tranquilli, ho accorciato i cavi, eh? Nel video precedente erano solo delle prove, ma adesso è tutto fatto bene. E il tester è ai capi della batteria. Quello che voglio fare adesso è costruire una copertura per questo schifo e lo farò con la colla a caldo. Ho acceso la pistola, una nuovissima pistola, vedete il LED che lampeggia, bellissimo. Pensavo peggio.
solido, va bene, durerà quel che deve durare. Posso tranquillamente ficcarlo, ma non fino in fondo, ma uno scatto in fuori, sperando che faccia contatto, dopo lo proviamo. Si esce, si va verso l'infinito. Vediamo se riesco a fare questa cosa. Di filmare dalla telecamerina, dalla dashcam che è questa. Non so neanche se si sente l'audio, non lo so, vedremo. Comunque sarà un collage di Trojagio. Un Trojagio collage. Vediamo sto stronzo che cazzo deve fare adesso. Che strade di merda. E mo abbiamo davanti il cazzo di camion. Moriremo dietro questo camion, moriremo. Moriremo di vecchiaia e di inedia. Dietro sto cazzi camion. Eccola qua, lo sapevo io che passava la rifiuti in culo! Sono le ore 8:15 del mattino. È un po' troppo presto per i miei gusti. Troppo presto. Sarà necessario fare una seconda colazione. In mezzo al cazzo. In mezzo al cazzo. E levati dal cazzo. Levati dal cazzo. Prima tappa caffè. Tonnellate di caffè. Tonnellate. Con parcheggio selvaggio. Allora, sì, mi posso fermare qua. Mi fermo qua, non me ne frega un cazzo. E si riparte. Ho visto una cosa nella spazzatura e l'andiamo a vedere subito. Perché chissà che non si possa sistemare per fare felici i gattini. La felicità dei gattini. Andiamo a vedere. Perché qua siamo ancora fortunati, perché alla faccia di Greta la gente butta le cose per strada. E quindi spesso c'è la possibilità di trovare delle perle. Della gioia,
troviamo della gioia nella spazzatura. E l'oggetto in questione è qui. E sembra interessante. Adesso faccio un filmato. Vediamo. Guardate cosa c'è! Yuhu! Yuhu! Vale! Ma porco di un è arrivato il furbo. Bravo, bravo. Mentre noi abbiamo i rincoglioniti. Totalmente rincoglioniti. E non si muovono. Mamma mia, ci sono i binari e frenano, mamma mia, frenano. Ma fanculo. Rincoglioniti. Maledetto trattore, maledetto. Maledetto. Vai dritto, maledetto! Vai! Ale! Va via a fare in culo, chiunque tu sia! Dove cazzo vai a piedi? Dove cazzo vai? Ecco qua, con rincoglionito. 20 all'ora! Fiat motore 16 valvole, 20 all'ora! Al centro della strada. Rincoglionito! Un rincoglionito! Eccolo qua, il rincoglionito di turno. E alla fine mi sono portato qua il tuner, il quale tuna uno switch, un altro mini tuner per la CB 100 watt, molto carino, molto interessante, vedremo cosa farci. E un po' di troiate, tra cui ovviamente il multimetro a qualità industriale eccellente, adatto a uso in miniere, perché è fondamentale avere un multimetro per uso in miniere. E poi un po' di pasta salda come si deve, che ho recuperato in questo barattolo, da un barattolo enorme che ho, il Nanovna. Questo è il Nanovna, vedete, Nanovna, con cui analizzo le antenne. Io ieri ho fatto un'altra antenna per la CB, per la banda questa qua del JS8 Call, ed è questa canna da pesca.
la vedete qui dritta. Ho preso le misure perfette, ho fatto il radiale della misura perfetta, l'ho montata e non funzionava un cazzo, ovviamente ho dovuto tagliare a cazzo e adattare finché il ROS è sceso su quella frequenza, quindi voi potete misurare il cazzo che vi pare, ma alla fine verrà sempre una merda diversa. E fatto sta che adesso così funziona, il ROS è sceso a 1,2, ma lo abbatto totalmente grazie al tuner, il quale tuna, e lui tuna, vedete? Non si vede, ma lui sta tunando. E quindi adesso faremo magari qualche altro esperimento, ma qua arrivano segnali, io vengo spottato, il mio heartbeat viene ricevuto, come vedete. Un'oretta fa sono stato ricevuto addirittura a Cipro, che è una cosa carina. Ecco qua, Cyprus, 9 dB, meno 9 dB. Grecia, è bello, sì, è beltà, è una cosa divertente, si vedono dati sulla propagazione. Ora io non so cosa sto ricevendo, vediamo cosa ricevo anche, vediamo, sent and received, bye, in un'ora, beh, ricevo questi, mi sentono quelli, sì, oggi è così, a quest'ora è così. Mentre prima, adesso da un'ora portiamo a 12 ore, vediamo se lui se lo ricorda, e io ricevo come al solito questi qua, però mi ricordavo di aver ricevuto anche l'Australia, infatti ricevo l'Australia, io ricevo sempre questo tizio, 43AFK8, che sicuramente esce con 200 kW. E ora sto trasmettendo, e come vedete, ROS abbattuto. Non sono al massimo della potenza, anche se qua mi segna 100%, non so perché, ma forse lui ha qualche problemino con lo strumento, non capisco. Però fatto sta che esco, trasmetto, ora sto sicuramente rispondendo a un Earthbeat, infatti sto rispondendo a lui, gli rispondo sempre. E vabbè, e va bene così per adesso. E per concludere ho montato una bella batteria da 12 volt 100 ampere ora di quelle che mi ha regalato il caro amico Andrea al posto della batteria auto che ho defenestrato, e così insomma sono tranquillo di avere un backup di riserva di potenza alimentato da questo alimentatore che sta facendo il suo dovere, il suo porco dovere, e volendo adesso anche dall'UPS che non muore più. Prima si lamentava della batteria auto perché la batteria auto era deceduta. Ma questa è ottima, questa è buona, anzi è buona. L'ho misurata con il tester, con il multimetro eccellente industriale. E quindi siamo a posto. La stazioncina per ora va bene così. Io chiudo qui questo video perché non so più quale altre stronzate inventarmi. E ci vediamo nel prossimo, in cui probabilmente farò il test di qualche cosa, farò dei test e saranno dei bei test, prenderò delle gran testate. E per concludere questo video, svolta epocale per la prima volta nella mia esistenza, ho editato un video con il computer e non solo il software non è crashato, anzi è crashato solo una volta, ma sono riuscito a editare 12 giga di video direttamente dalla schedina SD senza che il software lo caricasse in cache come molti software del cazzo lavorano, ma direttamente dai pezzi video. Sono riuscito a fare i tagli, le modifiche, con questa meraviglia di una semplicità estrema, e gira su Devuan. Quindi l'ho installato direttamente ed è veramente meraviglioso. Veramente meraviglioso. Ora se si andasse come deve andare. Fantastico, fantastico. Quindi ciò che vedrete è il prodotto del telefono, ma anche di lui. E questa è una svolta, è una gran svolta. Funziona. Non solo, devo dire anche che quando è crashato mi ha recuperato il lavoro senza perdere nulla. Quindi, vabbè, poco male. E l'altra cosa, quando io vado in export e salvo, io non gli dico niente, gli dico direttamente MP4 e
e il file risultante è in alta qualità, beh adesso poi lo vedremo, credo di sì, ma è compatibile con l'iPhone, quindi sono troppo contento. Vai così, con un portatile di 300 anni fa, ti è. Festeggerò con un meraviglioso yogurt bio. Scaduto a ottobre.